Domani inizia il mese di marzo. Nel programma del Giubileo per Napoli 2011, voluto dal Cardinale Crescenzio Sepe, sarà il mese dedicato alla cultura. Oggi l'Arcivescovo di Napoli ha presentato tutte le iniziative dei prossimi giorni, una serie di aperture per valorizzare le chiese che per anni sono rimaste chiuse. Si tratta di un altro importante intervento per migliorare Napoli, per dare maggiore visibilità a una città in piena crisi. Il Cardinale infatti ha detto: «Nello spirito del Giubileo per Napoli penso che possa costituire un utile contributo al riscatto della città la riapertura con la conseguente valorizzazione delle chiese che per anni sono rimaste chiuse». All'incontro hanno preso parte i vescovi ausiliari, Monsignor Antonio Di Donna e Monsignor Lucio Lemmo, il vicario episcopale per la cultura, Monsignor Adolfo Russo, il vicario episcopale per le comunicazioni. Il dibattito è stato moderato da Monsignor Gennaro Matino. Ma ascoltiamo il Cardinale Sepe che lancia un appello agli imprenditori privati o a chiunque abbia intenzione di voler finanziare il progetto della Curia di Napoli. A chi, avendo la possibilità di mettere a disposizione dei fondi per realizzare questi scopi, allora si chiede loro di assumere questa responsabilità nella formula, diciamo, più consone a quelle che sono le proprie disponibilità, o tutto o una parte eccetera, ma sapendo che poi non è solo un mettere a disposizione delle somme per qualche cosa che è indefinito, qualche cosa di concreto che può essere utile allo stesso sponsor che poi aiuta la ristrutturazione della Chiesa.